prende il via dal teatro Don Bosco di Caserta, il Dante D, con un istituto di rete, possiamo dire il liceo Manzoni di Caserta, che ha coinvolto, grazie anche all'Università Vanvitelli, altri licei della provincia di Caserta. Intanto noi siamo con il musicista Francesco Oliviero e proprio lui è l'autore di un brano del Dante di Pupi Avati. Allora, Francesco, ci racconti com'è andata questa cosa, ma soprattutto questa iniziativa molto bella che questa mattina ti vede coinvolto? In realtà questa è un'iniziativa che praticamente è tutta l'Italia, infatti so che lo stesso regista Pupi Avati è impegnato anche su altri fronti praticamente per poter far visionare il film suo. È stato veramente un piacere e un onore di poter partecipare a questa possibilità che mi è stata data dall'assessore alla cultura Enzo Battarra, e quindi io ho composto questo brano che si chiama Danza delle sorelle, che è all'interno del film proprio Dante. Da che cosa hai preso ispirazione per questo brano? In realtà lui mi aveva chiamato per poter comporre questo brano su una ballata medievale, quindi è stato anche molto difficile da parte mia poter capire l'epoca della parte del brano, quindi l'epoca che poi effettivamente lui aveva in testa. Ma mi ha lasciato talmente libero che poi alla fine, insomma, è uscita questa ballata e a lui è piaciuto tantissimo, tanto che balla praticamente Beatrice su questa ballata. Ti sta dando soddisfazioni? Moltissimo, devo dire la sincera verità, anche con questa opportunità, un po' chiaramente proiettato in tutto il mondo, perché so che questo film è andato in Canada e quindi farà altri percorsi, insomma, anche internazionali, e quindi per me è stato veramente un onore poterci partecipare. Intanto stai preparando a qualche altra cosa? Sì, quindi stiamo cercando di mettere su un cortometraggio su Padre Pio che verrà naturalmente fatto, realizzato a Pietrelcina e naturalmente non su Padre Pio, ma in realtà sulla figura di Padre Pio e su tutte quelle persone che si allontanano dalla fede e che poi si riavvicinano sulla figura di Padre Pio.